The Show. Sei abbonata a The Show Plus? Allora hai già visto questo video? Beh, per te è uscito il volume 2, il sequel di questo episodio. Lo trovi già in descrizione. Piano. Raga, perché sono qui da solo? Cosa? Piano, che sono? Ale, dove sei? Sono fragile, non lo so, mi sta portando. Piano, aspetta, più aspetta, aspetta, gradini. Non tiratemi! Dove no, ragazzi, siamo, non ragazzi. Perché Alessio e Alessandro sono in catene sottoterra? Perché state per assistere in prima fila all'inizio della loro fine. Oggi vedrete gratis IIN Plus 3, La Vendetta dei Player, un video riservato al solo pubblico degli abbonati The Show Plus, e lo vedrete per la sua intera durata. Se non siete mai stati abbonati a The Show Plus, in questi mesi avete potuto vedere solo le conseguenze e gli strascichi che questo video ha portato sul canale e nelle vite dei vostri amati Alessio e Alessandro. Ci avete visto barare nel quarto episodio di IIN pur di battere Alessio e Alessandro, e non conoscendo la verità, sotto quel video avete lasciato migliaia di commenti di insulti. Avete visto la diretta in cui noi player, mentre i due The Show originali erano a Giffoni, abbiamo regalato abbonamenti dopo aver preso possesso del canale. Avete visto Alessio minacciare di cacciarci da The Show attraverso le sue storie Instagram. Avete intuito, leggendo i commenti degli abbonati, che qualcosa di estremamente grave era stato fatto nei confronti di Alessandro. Poi ne avete avuto la conferma guardando le sue storie Instagram. Quello che mi hanno fatto ha avuto poi delle ripercussioni sulla mia vita reale, le ripercussioni che sono evidenti. Ci sono migliaia di persone, anzi decine di migliaia di persone già abbonate, che hanno visto quello che è successo e che ci hanno inondato di commenti contro i player che l'hanno fatto. E questo è vero, chi ha visto cosa abbiamo fatto ci ha insultato anche nei commenti su The Show Plus. Migliaia di commenti. Stiamo per mostrarvi oltre un'ora di sevizie fisiche e crudeltà psicologiche nei confronti di Alessio Alessandro. Il video è integrale. Per la prima volta su The Show vedrete un video di The Show Plus dall'inizio alla fine. Perché abbiamo deciso di regalarvi oltre un'ora di video? Vogliamo mostrarvi il migliore episodio della migliore serie mai prodotta su YouTube in Italia. Però scusate un attimo, voglio dire, per questo regalo un grazie ce lo meritiamo anche, o no? Dopo tutti gli insulti che ci avete scritto, facciamo così, un bel commento, grazie Opu! Dai, intasiamo i commenti, vai, vai! Buona visione! Nelle puntate precedenti di IIN Plus. Jaser, Gatto, Valentina, Edoardo, i nostri inviati. Li abbiamo braccati, poi inseguiti e colpiti con un taser della polizia americana. E non eravamo ancora sazi. Allora li abbiamo condotti su un'isola deserta e li abbiamo messi tutti contro tutti nella più grande sessione di Battle Royale che YouTube Italia abbia mai visto. Una sfida fino all'ultimo uomo. T'ho detto, non mi sparare! Fino al confronto finale. Esiste un solo modo per vincere! Recuperare quella bandiera! Contro i The Show originali, noi, Alessio e Alessandro. La posta in palio? L'opportunità di organizzare una spietata vendetta. La vendetta dei player. O forse no. Avete appena scoperto la vera natura di IIN Plus. Ma stai capendo cosa sta succedendo? Solo in seguito alla loro partecipazione alla Battle Royale, alcuni mesi dopo i traumi fisici e psicologici che questo spietato gioco ha provocato sui player, abbiamo rivelato a loro e al pubblico la vera natura del nostro piano. Quello che speravamo era che le ferite che vi siete inflitti vi facessero capire quanto la vendetta non sia una scelta intelligente, perché è destinata a portare solo una cosa, nuova violenza. Quindi siamo qui per porvi di fronte alla vera scelta finale, quella dell'esperimento. Loro pensavano di partecipare a un gioco, un
un reality game come gli altri episodi. Invece era tutto un esperimento sociale che ha brillantemente dimostrato come la violenza chiama sempre altra violenza. Un esperimento con cavi inconsapevoli, i player, i quali, dopo la rivelazione, sono stati posti di fronte a un bivio. Ora che sapete di cosa si tratta, ora che sapete cosa significa la vostra scelta, potete decidere. Potete rendere il prossimo episodio di N Plus una carneficina contro di noi, oppure lanciare insieme a noi un messaggio convinto contro armi e violenza. A voi la scelta. Ancora una volta abbiamo ribaltato le attese di tutti con un esperimento sociale senza precedenti. Una guerra fratricida per dimostrare come la violenza possa generare soltanto altra violenza. Che paracolo, è tutta una paracolo all'inizio. E i player cosa hanno scelto? Pace o nuova violenza? Perdono o vendetta? È passato un anno da quando Jaser ha conquistato la bandiera di The Show, dando al gruppo The Player l'opportunità unica di organizzare la loro vendetta. Ma la rivelazione del messaggio finale ha sconvolto i piani e riacceso la discussione tra i player, che per arrivare ad una soluzione condivisa hanno dato vita all'OPU, la sedicente organizzazione dei Player Uniti. Oggi si sono riuniti nel palazzo dell'OPU per il verdetto finale e con loro non potevano mancare gli imputati. I diabolici originali, i The Show, sono stati portati qui per ascoltare la sentenza. Il messaggio positivo che hanno lanciato con la Battle Royale basterà a far dimenticare ai player le ferite che ha causato sulla loro pelle? Oppure Alessio e Alessandro dovranno pagare le conseguenze delle loro azioni, divenendo vittime di ciò da cui hanno provato a mettere in guardia coloro che ora li giudicheranno? Una spietata vendetta. Facciamo entrare gli imputati. Togli anche le manette, per favore. Non è che scappiamo, siamo... Mazza che facce. Ma questo palazzo qua lo paghiamo noi, cioè il palazzo dell'opera. Silenzio! Siamo noi. Boia. Cosa boia? Cosa boia? Ma che c***o di dire? Ma siete scemi? State per assistere alla partita di nascondino più folle di tutti i tempi. Non avete capito proprio nulla. Nascondersi è l'unico modo per salvarsi, ma nascondersi sarà impossibile. Grazie Susan, ma da questo momento continuiamo noi, anche il voiceover. Arianna, al montaggio, stacco da trailer. Questo è il teatro della nostra vendetta, 1500 metri quadri di escape room. Ma chiamarla escape room sarebbe riduttivo, questo è un autentico regno di terrore. Non potevamo mica ridurci a fargli risolvere due enigmi. Ah, cioè... questo è peggio dell'ISIS, ma voi siete criminali. Abbiamo organizzato una sessione di gioco senza precedenti, la più oscura e violenta di sempre su The Show. Una vera e propria lotta per la sopravvivenza in uno scenario spettrale, una città fantasma, abitata dagli ultimi superstiti dell'umanità dopo che un virus mortale li ha resi dei famelici zombie. Porca c***a! Un labirintico girone infernale dal quale è impossibile tornare indietro come si è entrati. A sto giro ci faranno malissimo. E scopriranno solo sul posto che questa volta non avranno solo un collare elettrico a controllo remoto, ma quattro, uno per ogni arto, attivati contemporaneamente. E la multishock, la simulazione di un sovraccarico del sistema nervoso centrale attivata automaticamente dai sensori di prossimità indossati dagli zombie che abitano i meandri oscuri della città. Questo è il momento di alzare la testa, il momento in cui gli agnellini diventano lupi, i player diventano master. Questo è EEN Plus. La vendetta dei player. Vendetta è un rito, ed in quanto tale, ha bisogno di un officiante. Noi abbiamo scelto lui, un ex sergente dell'esercito italiano. Sarà il tramite fisico con le nostre vite. Se Alessio e Alessandro proveranno a ribellarsi al nostro gioco, lui li riporterà sulla retta via, con la violenza. È addestrato e non ha limiti. Per questioni di privacy, lo chiameremo il Boia. Era la vendetta dei player, non assumiamo dei professionisti per picchiare. Tu sei lì. Sì, l'ho già visto. Chi è questo? Ah, tu non lo so. Ma è per il... cioè, sei di nuovo? Collegato, eh? No. Ah! 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 Porca c***a! Sto fermo.
È la scossa. Non ho paura di te, figurati, è la scossa che mi. Anche tu comunque. Cosa dobbiamo fare, ragazzi? Basta, c***o! Ma vaffanbucchio, boia. È evidente che non è che possono aver pagato uno per picchiarci. Beh no. Tu quanta corda hai? Più che altro non vorrei alzarmi che venga quello di te. Che figlio di p***a! Sono incatenati sottoterra e non hanno la minima idea dell'incubo che stanno per affrontare. È il momento di fare le presentazioni ufficiali. Partito un video qua. Benvenuti giocatori. Oggi avrete a che fare con molti enigmi. Questo è il primo. Ale, vieni qua. Siete legati per un arto ad una catena. Dovrete liberarvene aprendo i rispettivi lucchetti. Ma prima dovete trovare le chiavi. La risoluzione dell'enigma è sotto i vostri occhi. Guardatevi attorno. Va bene. Io ho tipo una mangiatoia di... Sarà sotto... Io ho della paglia qua. Io ho trovato un bastone. Magari me lo devi passare? Ho uno scotch e un bastone. Ma hai dei posti dove puoi usarli? Vi stupirà sapere che per ogni enigma che abbiamo preparato avrete a disposizione ben 3 indizi che potranno rendere il livello dell'enigma... medio, facile o da pivellini. Questo è per rimarcare la differenza tra noi e voi. Noi siamo guerrieri di luce, l'esercito della purificazione. Siamo master buoni. Ne sono stati plagiati da Tom Cruise. Se fossero master buoni non avrebbero accettato la vendetta, cioè avrebbero dovuto dire, il nostro messaggio era chiaro, condanniamo insieme la vendetta, non vi chiudiamo in uno scantinato. Il vostro messaggio era nobile, ha persino convinto uno di noi, ma vi sfugge un piccolo dettaglio. Non ha convinto il popolo. I membri di The Show Plus hanno votato. Non solo l'OPU, ma anche il pubblico ha scelto l'unica via possibile. Vedervi soffrire. Però non c'è andato l'indizio, cioè... ma l'indizio... Bisogna chiederlo, mi sa. Master buoni, ci date un indizio? Ogni indizio l'indizio ha un prezzo. Ma non preoccupatevi, pagherete un pegno dolcissimo e che voi conoscete molto molto bene. Boia! Fai entrare l'assenzio. No, raga. Voi la conoscete già, loro non hanno mai avuto il coraggio di provarla. La bevanda più alcolica al mondo. In uno dei loro deliri hanno sperimentato i suoi effetti sui loro stessi dipendenti. Un assenzio da 85 gradi alcolici, ne basta un bicchiere per entrare nel vortice dei suoi effetti. Bruciore all'esofago, difficoltà motorie, stato mentale alterato, perdita dei freni inibitori. Pensano che gli aiuterà a risolvere gli enigmi, invece aiuterà noi a prendere il controllo della loro psiche, a trasformarli da spietati master a docili cavie. Diablo Noir. Potrete anche decidere chi beve per sbloccare l'indizio. Potreste decidere di alternarvi o sacrificarvi l'uno per l'altro. A voi la scelta, una scelta libera. Utilizzate gli aiuti con parsimonia se volete uscire di qui sulle vostre gambe. Io direi che la cosa più logica da fare è innanzitutto mettere in chiaro che io non reggo l'alcol. Sì, allora... Okay, vorrei alla fine insieme, quindi sì. Tu devi berne un pochettino di più rispetto a me. Sì. E questo è... Va bene, no, adesso io sembro il bevitore, ma non è che reggo. No, io lo bevo, però penso che la cosa comunque più saggia sia equilibrarlo. Dobbiamo cercare di rimanere tutte e due, cioè perché esatto, la scelta è una. Esatto. O uno dei due si ubriaca, però l'altro rimane sobrio completamente. Sì, però come c***o, cioè lo trascini per... No, quello. Ale, tu, cioè, secondo me se lo bevi per prima te... Se vuoi lo bevo io, vai. Guardi, le posso chiedere se è gentile? Grazie. Cioè, in teoria dobbiamo riuscire a non usare... esatto, perché sennò siamo ubriachi, sfigati. Qua non c'è niente. Cioè, c'è della paglia per terra che ho sposto e la chiave non c'è. C'è una roba qua, effettivamente. Aia. Io qua ho anche dei box, aspetta! Oh! Io ho dei box. Ho trovato la chiave! No! Aspetta un secondo, qua serve un codice e qua serve un... Cos'è? Oh! Scossa? Sì. Ah, ok. Senti, la chiave. Ah, sì, qui dentro. Una scatola. È quello che volevo cercare di farti capire. Quelle c***o.
magliette tipo di Jack Nobile. Esatto, sì. Tutto rispetto, eh. I primi esemplari di questo scrigno risalgono all'antico Egitto. Esiste un solo modo per aprirlo e avere accesso a ciò che contiene. Combinare logica e manualità per comprendere il complesso sistema di incastri che lo compone, risolvendo un enigma che ha accompagnato l'umanità per secoli. Cioè, io mangio questo. Ma posso spaccare? No, vabbè, comunque ho la chiave, ragazzi. Ma l'hai spaccato davvero? No, no, raga, già non è troppo, raga, raga. L'ha fatto lui. Raga, impazzisco. Andare a casa. Ho perso la chiave, porca. La chiave. Che c***o, mi sa che serve un'altra parte. Prendo una scossa se vado, se provo a indicare. Fermate il gioco, Alessandro. Hai trasgredito al regolamento. Non hai risolto l'enigma, l'hai rotto. Per punizione sei obbligato a bere uno sciottino d'assenzio. Sì, ma ragazzi, mi avete già dato 8 scosse per punirmi. Regole, talmente abituate a dettare le loro, trovano inconcepibile seguire quelle degli altri. Noi li vediamo, noi li sentiamo, noi prenderemo ogni loro trasgressione, la stroncheremo con il dolore delle scosse e poi la annegheremo nell'alcol. Può essere che c'era questo. Perché qua c'è un pezzettino di una... Grazie. Eccola! Ok, ho trovato la chiave. Perché io la chiave ce l'ho là. Fa vedere com'è. Allora è uguale, perché c'è nulla là, tanto che io non ci arrivo. Cioè, mi servirebbe l'altra parte del bastone o vorrei utilizzare questo, ma paura che se lo sposto mi arriva una scossa della Madonna. I player, spero ritroviate. I player, ti stanno facendo dannare, no, i player. No, perché io sono pacifista, spero ritroviate la via della pace. Secondo me gli indizi potevamo non chiederli. Me ne f***o, ragazzi, ho la chiave, posso liberarmi. Ma una volta che mi libero cosa succede? Che male lo stomaco. Raga, ho la chiave, che c***o fate, mi fa malissimo lo stomaco. Evidentemente stai usando la chiave in modo improprio o nel momento sbagliato. Raga, mi sto anche più c***o addosso. Vabbè, io ce l'ho anch'io la chiave, la posso prendere, che ho trovato l'altra parte del bastone che era sotto i miei occhi. Ascolta un attimo. Sì. È evidente. Io ho la tua chiave e tu hai la mia. Io ti do la chiave e tu ti liberi. Aspetta, facciamo. Prima tiro giù la mia chiave. Ma no, se ti liberi la tiri giù più facilmente, no? Allora, la sta passando Alessandro, signori della corte. No, allora non te la passo, ma... No, nel senso... Non ho capito. No, stai legato. Dai, passa. Dai. Passata sotto. Ma non posso fare lui, Cristo santo! Vabbè, è la tua! Ma non è la mia, non è detto che la mia. La mia non lo apri, io ho provato. No. Quale trasgressione ha dato origine a queste scosse? Nessuna. I player non esistono più. Le regole non esistono più. Noi siamo i master. Noi siamo le regole. Il dolore diviene uno strumento di controllo più efficace quando è inaspettato. Devono temerci. Devono associare i nostri ordini al bruciore dell'elettricità sui loro polsi. Li porteremo ad avere un unico riflesso condizionato. Obbedirci. Raga, vi giuro, peggio delle scosse c'è il mal di stomaco. Ma io cosa c***o? Ma ora che lo hanno sperimentato, è il momento di spiegargli nel dettaglio il meccanismo con cui spezzeremo ogni tipo di resistenza fisica e psicologica. Allora, prendo il mio bastone. Attenzione, originali. Qui nulla è come sembra. Originali. Anche il più semplice meccanismo della chiave nella serratura potrebbe avere delle ripercussioni gravi se usato in maniera impropria. Ragazzi, porca gatto, almeno i collari elettrici li accompagneranno per tutto il percorso e saranno usati contro di voi. Ma sto quando state sbagliando qualcosa, state barando o quando perseverate nell'errore. In modalità multishock, un potente sovraccarico del sistema nervoso centrale che colpisce tutti e quattro gli arti quando, beh, state per scoprirlo presto. No, raga, gli arti, quattro arti non l'abbiamo mai fatto a nessuno noi. Io ora sono in una situazione particolare dove vorrei fare delle cose, ma ho paura che questo mi porti a delle scosse. Faccio così, provo a prendere la mia. Vai, prova, io sono qua. Mi sto c***o addosso, ragazzi, io c***o qua, se no adesso non... Ti giuro, ho l'ansia di fare le cose, perché... Sì! Ok. Allora, non la sto mettendo dentro il mio lucchetto, Sto solo guardando se la serratura è la sua. Sono loro le chiavi, Stop! Non devo farlo! Non devi farlo, esatto.
detto, schiavetto. Non devi fare nulla che non ti venga richiesto da noi. Siamo già dentro le loro teste. Ragazzi, a me sto robo mi sta dando alla testa. Se la fai passare sotto, ci passa. Ok, è arrivata. Prova tu che ho appena preso... Si è aperto, si è aperto. Ho aperto, raga, ho aperto. Sì. Ok. Complimenti originali. Ce ne avete messo di tempo. Ma alla fine siete riusciti a trovare la soluzione. Avete vinto un assaggio di libertà e una torcia. E ogni soluzione rende il piano sempre più chiaro. Questo gioco proverà a dividervi in ogni modo e con ogni mezzo possibile. Solo collaborando tra voi potrete uscirne vivi. Ma a che prezzo? Pensateci mentre affrontate le tenebre da soli per ricongiungervi. Il primo enigma l'abbiamo risolto senza indizi comunque alla fine della fiera, quindi non perché spaccato, cioè, diciamo che era la scelta più veloce. Vogliono dividerci. Io ho solo un pensiero in testa: non prendere scosse in questo momento. Quindi vorrei anche la multishock che... Non c'era questa, porca ragazzi, ma non so se va bene per il sistema nervoso centrale sta roba. Basta! Basta, raga, basta! Basta! Ale, dobbiamo dividerci, mi sa. L'obiettivo è ritrovarci, credo. Ci vediamo di là. Si sono conosciuti a 3 anni nei corridoi della scuola materna. Dopo 19 anni di amicizia, hanno dato vita a The Show, che da 9 anni è la loro missione di vita. È evidente, sono abituati ad affrontare qualsiasi avversità con il supporto dell'altro. Ora, divisi, dovranno affrontare la peggiore, il buio e i suoi abitanti. Ragazzi, sono ubriaco, però sono rivendico la mia scelta di aver fatto... di aver rotto l'enigma, perché tanto se un indizio era un bicchiere, io rompendolo ho avuto comunque un bicchiere. Vi giuro, veramente sono... Cosa devo fare? Sono un po'... A guidarli sarà la voce di Edoardo, indubbiamente più sadico tra noi. Vieni qui. C'è una voce metallica. Comunque, dov'è la videocamera? Comunque, M+2 era un messaggio di pace contro la vendetta, per farvi capire che se vi fate male, vi farete sempre più male. Ok. Mi aspetto in macelleria. Macelleria, ma siamo al supermercato. Vieni! Sono qui, Alessandro. Segui la mia voce. Seguo la voce che c'è. Ragazzi, fa paura sto posto. Che c***o è? Ok, macelleria trovata. Io ho paura che spunti qualcuno, adesso spunterà qualcuno sicuramente. Beh! Stanno per conoscere le oscure presenze che abitano i meandri di questa città sotterranea e la mia voce, diffusa dagli altoparlanti, vi condurrà proprio verso di loro, come topi in gabbia, come cavie da laboratorio. Però devo dirvi che l'assenzio ha aiutato, perché me la sto godendo meglio, raga. Ragazzi! Basta! Ogni zombie è equipaggiato con un rilevatore di prossimità collegato ai collari elettrici che indossano Alessio e Alessandro. Ad ogni incontro ravvicinato vengono rilasciate 4 scariche alla massima potenza, una per ogni arto. Il multishock. Ogni innocuo jumpscare sarà seguito da vero dolore, il più atroce che i due originali abbiano mai provato. Dio santo, sto c***o di... Dai, vieni, sono qui! Dai, vieni, dai! Ma ti continui a spostare, cioè stai fermo, se no non riesco... Puoi parlare di nuovo? Ehi, Alessio, sono qui! Porco... Allora, siamo evidentemente in una città post-apocalittica. Ci sono dei secchi. Porco Ale!
sa che è di là. Oh, le scosse? Ragazzi, vi aspetto in piazzetta, venite. Porca! Ah! Ah! Ma che fa... Che male! Ragazzi, fa malissimo tutti insieme. Ah! Basta! Ho capito, quando gli zombie vi vengono mi danno la scossa, ok? Proprio così, Alessandro. Ma ciò che ti sfugge è il motivo per cui succede. La funzione del multishock è chiara. Gli zombie non esistono, ma il dolore che causano è decisamente reale. Un altro condizionamento psicologico che li porterà ad avere il terrore di qualsiasi cosa si muova di fronte a loro. Edoardo, riparla che non riesco a orientarmi. Alessio, cercate la piazzetta. Allora, vieni in piazzetta, dice la voce. Sapessi qual è la piazzetta. Ah! 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 Ale! Adesso sono a destra. Ascolta, mandami la geolocalizzazione su WhatsApp perché... Ah, hai trovato la piazzetta? Tu sei arrivato? Non lo so. Buio, cunicoli e oscure presenze unite ad alcol e scosse rendono complesse anche le operazioni più semplici e allontanano inesorabilmente il ricongiungimento tra le nostre vittime. Ora a destra. Sì, ma Edoardo, è la quarta volta che passo di qui. Pensa, è la quarta volta che passo allo stesso punto. Qua c'è la cucina. Ok, c'è una fontana. Dovrebbe essere la piazzetta. Ale! C'è anche un telo. Non è mai segno di buon auspicio un telo. Ho già ammazzato. Sono arrivato nella piazzetta. Segui la mia voce. Ecco, la piazzetta. Ciao. Ero ubriaco, ma con le scosse di zombie mi ha un attimo ripigliato. Solo c***o addosso. C'è un telo. Avevo capito. Sbagneremo di qualcosa, con qualcosa. Quando si avvicinano dalla scossa, non so se hai notato. Quindi dobbiamo stare lontano, forse. Cosa devo fare? Hanno raggiunto la piazzetta, il centro nevralgico di questa insidiosa cittadina. È arrivato il momento di dargli qualche risposta. Salve. Ah, ciao. Grazie per averci salvato. Ah, comunica... Ah, tu non parli, giustamente, ok. Bravi originali, siete riusciti a trovarci, ma forse vi state chiedendo dove vi abbiamo portato e da chi o cosa siete stati aggrediti. Vabbè, direi da degli attori vestiti da zombie. Che danno le scosse. Qui non ci sono attori. Il concetto stesso di reale è stato lasciato in superficie, fuori dalla porta. Qui sotto siamo noi a plasmare la realtà. Loro sono solo personaggi della nostra storia. Prima lo accetteranno, prima saranno liberi. Quella è una vera cittadina, quelli sono veri zombie. Tutto è reale, come il dolore delle scosse. Ancora! Ma tutto il tempo così, cioè, sarà sempre così per tutta la c***a di... Ci dava le scosse. Siete pregati di rispettare la nostra storia. Boia, la pergamena. Prima tu che sei sobrio. È il momento che apprendano la storia del luogo che stanno affrontando. La nuova realtà in cui li abbiamo gettati. Si sa mai che... la madonna, scrivete più in piccolo, va? Benvenuti a Oakville, o quello che ne rimane. La situazione qui è precipitata rapidamente. Proprio mentre il sindaco celebrava l'assegnazione della sua nuova edizione di... The Showland... Ah, ma è proprio fatta su di noi. Benvenuti a Oakville, o a quello che ne rimane. La situazione qui è precipitata rapidamente. Proprio mentre il sindaco celebrava l'assegnazione della nuova edizione di The Showland alla ridente cittadina, un incidente alla Techno Biotech Corporation ha causato la fuga della pericolosa tossina TB. Mi ricordo qualcosa. Ormai quasi tutti gli abitanti si sono trasformati. Basta! Fa male! State nella storia. TB sta per Techno Biotech. Ormai quasi tutti gli abitanti sono stati trasformati in pericolosi non morti, animali aggressivi e intelligenti. Se potete, state lontani da loro. Avete già fatto la loro conoscenza e avete già sperimentato il dolore della sindrome del multishock, che il contatto con questa tossina produce alla attenzione perché... Ho bevuto io, non tu. Però è la scrittura è molto particolare, non capisco. Ma attenzione perché... rimane sui vestiti. Ma attenzione perché rimane sui vestiti.
Ah, che a adesso, basta! Ah, no, basta, raga, fa malissimo! Basta. Hai capito? Nella finzione scenica... Non esiste finzione scenica. Aspetta, io me lo levo, questo non lo so. Piegheremo il loro scetticismo. Gli faremo accettare questa nuova realtà con le nostre scosse. Ah, dai, ragazzi, basta! È impossibile! Basta! Allora, la tossina continua a evaporare anche dopo diversi minuti dal contatto. L'unico rimedio è spogliarsi completamente e consegnare i vostri vestiti al boia. Ci penserà lui a... Ah? Raga, che cazzo c'è scritto qua? L'unico rimedio è spogliarsi completamente e consegnare i vostri vestiti al boia. Ci penserà lui a bonificarli, mentre la tossina virus sulla vostra pelle potrà essere debellata solo per mano di uno di noi. Cioè significa, ci togliamo i vestiti ma ci teniamo i collari con le scosse. Ma anche le mutande? No, beh, adesso non sembra il caso di far vedere. Nudi, solo così possiamo debellare la tossina. Quindi col c***o al vento? Noi non vi abbiamo mai fatto spogliare nudi comunque. Ma lei si immaginava stamattina, quando è uscita di casa, che l'aveva visto due c***o? No. Io l'avevo tolto, però. Cosa stai facendo? Ti direva tutto! Questa è un'umiliazione. Ma non ci fanno paura le umiliazioni. Io credo che stiamo violando i diritti dell'uomo. Facciamo entrare il bonificatore. Un sacrificio necessario per lavare via dal loro corpo la tossina che li ha colpiti. Il trattamento che subiranno è il primo passo verso la purificazione. L'umiliazione sarà così reale da rendere inesorabilmente vero tutto il resto. È il mio momento di incontrarli. Buongiorno, miei cari. Vale! Chi se non me per debellare questo virus? Allora, io l'unica cosa che vi posso dire è che il consiglio universale è quello di fare tutto ciò che vi dirò, perché i miei compagni master potranno attivare i collari quando io deciderò. Cominciamo? Debelliamo, è meglio non sapere. Per eliminare la tossina abbiamo preparato un composto debellante. Ha un odore disgustoso, è appiccicoso e soprattutto è gelido. Ma io mi faccio sta roba? Ragazzi, tirate sulle mani però, perché dobbiamo debellare anche il cosino. No, dai, no, dai, sì, no, no, sulle mani. Master, scossa! Ragazzi! Che bello vedervi soffrire, voi non sapete quanto vi... Un mix di aceto, cola e ghiaccio, ma loro non è dato saperlo. Per loro rimarrà un incubo. Dovete togliere le mani, no? Sì, no, dovete toglierle, ragazzi! Se l'ho tolto il c***o, ma non dovete soffrire, ragazzi! Adesso cominciamo a saltare, questo è necessario per debellare il virus. Adesso vorrei un po' di amore, ragazzi, abbracciatevi! Abbracciatevi, che bella scena romantica! Siete dei figli di c***o! Bellissimi, ragazzi, bellissimi! Allora allora facciamo così, giratevi al contrario e mettetevi giù come se fosse due c***o. Ma cioè, dovete fare, realizzando il tuo sogno, Valentino. Dovete fare questa cosa! Dovete vedere un buco del c***o e poi così? Come se fosse due cani. Ma raga, ma guarda! Ma non andare su, ma non può andare su! Ma cosa qua? Ma cioè, questa è peggio dell'ISIS! Ma voi siete criminali! Questa cosa è proprio... Va bene, Valentina, bonifica eseguita. Puoi rientrare alla base. Possiamo rivestirci cortesemente? Casa. Ecco a voi i vostri vestiti. Grazie. Divertitevi, buona ma fortuna. Ma cos'è sta roba? No. Madonna, ma che schifo. Ma non ti dà fastidio questo odore qua? Mi sembra essere in insalata, più che altro. Perché... Ma poi ti sei accorto di una cosa? No. Ah. Cioè, ah, no. Tipo, vabbè, ma questo è il meno, nel senso. Anche essere... Era un po' strano essere a p***a con il esposto. Un'umiliazione proprio vera e propria. Con questo vi do ufficialmente la buona fortuna. Grazie, Vale. Questa spero che le cose... Sono appena piccata nei complimenti. Ma a me non interessa. Ci avete fatto molto di peggio. Adesso non era il gioco. Quindi. Spero che le cose vi vadano il più male possibile. Ciao. Grazie. Che sto... È un messaggio di pace e di benevolenza. Siete stati due paracco, non era un messaggio di benevolenza. Ok, oh, fammi preoccupare. Sto male. Questa ripresa. Cosa dobbiamo fare? Se non sapete come proseguire, potete chiedere un indizio. E il prezzo dell'indizio lo conoscete già. Vai, il tuo momento di bere. No, col c***o. Allora dobbiamo capire. Vediamo. Ci penserà lui a bonificarli, a bonificare i vestiti. Non c'è scritto nient'altro qua che dobbiamo fare. Fai un po' di frutta. Ho trovato una cosina, quella... Ah, per leggere le robe nascoste. Sì. Vai, cerca. Tipo sulla mappa vorrei vedere. Potrebbe essere, o sul simbolo. Aspetta, qua. Aspetta, ah, qua c'è una X. Destra, sinistra. Quella che avete addosso è una soluzione debellante, ma non è l'antidoto.
sfiderà una resistenza alla tossina, ma non potrà nulla contro gli attacchi ravvicinati. La tossina TB entrerà lo stesso in circolo nel nostro sangue e sovraccaricherà il sistema nervoso centrale, causando quella spiacevole reazione che i dottori chiamano multishock. Okay, quindi prendo la scossa se ci sono. Vai sempre dritto finché non trovi un muro e io al muro giro a sinistra. Ok. Sinistra, subito qua a destra. Ma perché tu sei lì? Perché di qua, vieni qua alla destra. Dove c***o è andato? Vieni. Vieni, aspetta. Sì. Poi qua. Eccoli, arrivano. Nelle prove che abbiamo scelto c'è un pattern di solidarietà. Solo collaborando si può arrivare ad una soluzione, ma non lo hanno ancora capito. È per questo che abbiamo pensato ad una sonora sveglia per loro. Ma c'era qualcosa? Non so, stavo venendo da te e poi... Ah, vedi. Ma senti! Ma tu non eri quello per la pace, l'amicizia tra i popoli, no? La vendetta? Ragazzi, che mi hai fatto cagare addosso. Vabbè, meglio di essere a pecora spruzzati di aceto. Ragazzi, io vorrei dirvi qualcosa. La soluzione è in giro. Però è proprio sotto i vostri occhi. Sotto i nostri occhi. Sotto. Vabbè, ma... Ah, ok. Sotto. Qui c'è un lucchetto da in cui va messa una combinazione. Sarà sotto questo, Ale. Vai, guarda sotto. È sbagliato. Proviamo la data del canale. Provo 2013? Sì. No, 2013 non va. 1991, raga, quando siamo nati. Sì. Raga. Non vi ho detto un cavolo, eh. Non vi ho detto niente. Bravo, gatto. Spegni luce. Sotto i nostri piedi. Qua. Qua. No, adesso. No, non è qua. Prova questo. Scusa, prova tipo sul... Illuminatevi il grazie gatto. Più che sotto i nostri occhi, sopra le nostre p***e, gatto. Se potevi... Comunque le p***e sono sotto gli occhi. 6-2. 6-2, guarda qua, ne avrò un altro. 8-7. 6-2, 8-7. Oppure 8-7. 6-2. Oppure... No, 8-7, 6-2. 2. Non va? No. Ci provo 6-2, 8-7. Ok. Andato? No, che è un c***o. Dobbiamo farlo fare all'ubriaco. No, raga, dai. A parte che ho scorreggiato per la paura. O spacchiamo anche questo. No, spacchiamo un c***o. No, questo è un per, è un puntino. 6 per 2, 12. 8 per 7. 8. 7 per 7, 49, giusto? 8. 8 per 7, 56. Sì, 8 per 7, 56. No, dice di nuovo. 6 per 7, 49. Allora, aspetta. Sembra la pupa del secchione adesso. C'è il momento. Cioè... 56 per 2 fa 132. Aspetta. Giusto, 8, ritorna. 7 no. E poi 6, 2. Dentro c'è qualcos'altro. C'è il mio pisello. Qua non c'è nulla davanti all'8. 8, 7... Ci serve un indizio, Ale. Ma io sapevo questo. Dai, fatti sto goccino. Originali, che succede? Vi vediamo in netta difficoltà. Dai, dateci un aiuto, Ale beve. Gatto non vi ha aiutato abbastanza? Va bene, che entri l'assenzio. Salve. Buongiorno. Goditelo. Consiglio di non sorseggiarlo perché... La sua salute. Esatto. Ma che c***o è nella vita vera? Penso solo noi nei video. A cagare. Ascoltate bene. Per sbloccare la combinazione i numeri sono importanti, ma lo è di più la posizione. Ma che c***o vuol dire? Ah! 2, 6, 7, 7, 2, 6. Ah, giusto. 2, 6, 7, 8. 2, 6, 7, 8. Porca troia, ma come cazzo? I tuoi sono questo, così. Queste righe qua. Sì, e le sei, perché diventa più duro quello dopo. No, no. Però dobbiamo provare 8, 7, 7, 8. Incrociate le palle. Dovremmo incrociare i numeri, sicuramente. L'8, vedi, tu va al posto del tuo puntino. Al posto del mio puntino ci va il 6, 8, 6, 7, 2. 2. Okay. 8, 6, 7, 2. Ah, va. Erano dei vestiti, spero. Vestiti. Questo è quello che ti danno quando sei ricoverato all'ospedale. Certo, sto telecomando con delle lettere. Ti puzza l'alito tipo vecchio ubriacone lunedì mattina. Vabbè. A, B, C, D, F. Vabbè. E poi c'è l'A. Cerchiamo l'A. Prova a schiacciare l'A. No. No, suona. Senti. Allora andiamo verso il suono dell'A. A me sembra che venga qua dentro.
Sì, sì, vieni da qua. Scusa, un'armeria. Troia. Sì, merda, C. Sì. E dove va? Chi è che controlla il mio, figli di sì. Allora, C. Ok. Ma tu allora. Non sei ubriaco? Come prima mi ha ubriacato di brutta roba. No. Vedi, suona dove era la C. Ok. Credo. E adesso cosa qui? Cosa c'è scritto? Ah. Ah, C ora, dobbiamo andare alla C. Prova a schiacciare C. Sto schiacciando. L'unica cosa che si muove. Stiamo sbagliando. Ah, cos'è? Stiamo sbagliando. Eh no, non bisogna andare di qua probabilmente. Allora. R. Porco zio. Lì, si vede pure. E poi dice F. Schiaccia F, beh, adesso abbiamo capito, direi. Di qua? Adesso qui dentro ci sarà uno zombie. Vabbè. No, non ci sono zombie. Ma perché? Ma adesso che c***o ci dà la scossa? La tossina. Ah, è vero. E mi dimentico di sta troia. Non è che se ci diamo la giustificazione narrativa va bene. Però a me ha un senso. Dai qua. Ah, qua, provata. Ah, basta. Vai. Aspetta che li metto già in ordine. Piano! Vai. È lontanissimo, lo sento arrivare di là. Ok. A me sembrava qua a fianco, proprio qua. Sì, è qua. B. Sì, sì, è qua. E lì. Prendi. E no, pure lì c'è qualche c***o di zombie, capito? No, qua, qua. Vedi? Vai. Quindi c'è la B. E. Che c***o? Cos'è? È l'ultima. Di qua. Di qua, di qua. È qua, e qua si sente. C'è anche una luce gialla. Un postino. Grazie. Comunque più felice di chi lavora davvero alle poste di fare questo lavoro. E anche più veloce, senza offesa per gli amici delle poste. Dai, ma sulle caviglie fa malissimo. Dobbiamo aprire sta lettera? Originali entrati in posta. Beh, c'è lo zombie, ci ripigliamo la scossa così, cioè. Avete già conosciuto Bukowski, il nostro fidato uomo delle lettere qui a Oakville? Questo giro di indizi ve lo offre lui, vista la sua grande passione per l'alcol, anche da morto. Quindi entriamo e tu hai capito qualcosa? No. Ci siamo sforzati di fare un riferimento culturale che non è stato capito. La vendetta è cultura. Bukowski, buongiorno. Ah! Ah. Vai in pausa? Collezionate pure le lettere, ma non prendetela alla lettera. Oddio, sta qui è... Vabbè, qua ci sono delle lettere. A, B, C, D e F. Sono tutte, sono le prime sei lettere. Ma allora, ci manca... Non formano nessuno. Ah, ci manca il cosino. Ah, fallo suonare. Qua, ecco, l'ho trovato. Adesso questi così, eccoli qua. Ok, allora sarà così, dovremmo mettere forse nell'ordine alfabetico. A, B, C, Chiesa, la chiesa. F, sì, chiesa. Chiesa. Vabbè, andiamo in chiesa. Bravi originali, siete arrivati alla soluzione. Senza indizi. Sarà stata bravura o fortuna? Ma è questa bravura, abbiamo anche capito che bisogna metterla in ordine alfabetico. Dopo la defiance delle mutande, più o meno abbiamo fatto ABCD. In realtà non sono in ordine alfabetico. Come no? Sono in ordine di come le avete trovate lungo il percorso. Ma no, che c***o dici, scusa? Sono in ordine alfabetico. Ah, questi sono i player che si drogano, ragazzi. Possiamo andare in chiesa? Ma in chiesa bisognerebbe, vabbè. Non so se si può entrare qualcuno. Esatto. Prego, la chiesa vi attende. Tu sai dove è la chiesa? La piazzetta, l'ho vista prima, dove c'è la croce. Chiesa, luogo di pace, la chiesa... è finito tutto. Cioè. No, non è ancora finita. Non può finire così, in chiesa, con una confessione a mezza voce e quattro Ave Maria recitati prima di andare a dormire.
tutto quello che hanno vissuto finora è stato solo il là dell'orchestra. Gli enigmi, la tossina e gli zombie? Solo l'overture che precede l'apertura del sipario sulla nostra opera sadica. Il libretto necessario a comprendere quanto il dolore qui dentro sia reale. Un dolore purificatore, ma non risolutivo. La loro colpa deve ancora essere spiata. Basta! Alessio e Alessandro, da spettatori privilegiati, stanno per calcare il palco della vendetta, mentre la nostra diabolica orchestra suona una sinfonia che vorranno, ma non potranno dimenticare così presto. Abbiamo dato fuoco alle polveri. Dopo quello che li attende in chiesa, nulla sarà più come prima. Un'estasi di sofferenza per loro e di piacere per noi. Ed eccolo che arriva, il crescendo. Togli, non è lì! Che da stormare, dov'è? Se lo facevate a me, io andavo a casa, piangendo. Datemi le scorte, non mi fanno un c***o le vostre scorte! Adesso silenzio, si va in scena. C'è una losca figura. Ah, il nostro amico che ci salva. Sì. Fermi! Non potete entrare in chiesa così, con le chiappe al vento. Qui a Oakville abbiamo una fervente morale religiosa. Cioè, ce l'avete appena spruzzato davanti alla chiesa. Dell'aceto nell'ano. Dell'aceto nel buco del c***o. Muovete la morale, vabbè. Qui non bestemmiamo. Anche se siamo su The Show Plus. Mai fatto. Mai bestemmiato in vita mia. Porco. Questo posto esige rispetto. Ripulitevi con l'asciugamani e cambiatevi con i vestiti che vi vengono offerti. I vestiti sono... Ma è il sacco di Utah il vestito? Vabbè, c'ho anche un messaggio, povertà. Vi siete lavati le facce, ragazzi? Sì. Che strano, non è cambiato molto. Cosa doveva cambiare? Questo succede quando hai la faccia di merda. Vabbè. Madonna mia. Mamma mia. Permesso. Vengo in chiesa da Natale, prima del Covid. C'è un pentacolo però. La chiesa è un po' particolare. Sì, buongiorno. Dobbiamo inginocchiarci? Ok. La chiesa. Il luogo in cui cambierà tutto. Qui ci spingeremo laddove nemmeno loro si sono mai spinti. Per la prima volta, IEN Plus avrà delle conseguenze sulla vita reale. Alessio e Alessandro stanno per affrontare qualcosa di assolutamente inaspettato. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sta ci sono scossa, io mi sono terrorizzato. Cioè, un caso psicologico. No! Ma c***o, mi ha preso negli occhi! Porca boia! Nelle sacre scritture che sono le fondamenta di questo posto, profanato dalla vostra sola presenza, dovreste saperlo cosa c'è scritto. Chi semina vento, raccoglie tempesta. Allo stesso modo, il karma sentenzia dall'azione e inevitabilmente provocata una reazione che è strettamente proporzionata alla prima. Se non credete, allora affidatevi alle parole di Isacco Newton. Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Insomma, da qualsiasi prospettiva si guardi questa vicenda, che sia la legge degli uomini, della natura o delle divinità, siete nella fino al collo. Ma noi non siamo voi. Voi siete il peccato originale. Noi
siamo la redenzione. La nostra non è vendetta, è purificazione. Boia! Ci hanno copiato tutto però, cioè nel senso, vedo la mancanza di capito, fantasia. Capito, è il tempo, sicuro. No, meno male. Siamo un po' peggio. La forbice, il telefono e il rasoio. Alessio, hai capito che cosa devi fare? Tagliare i capelli d'Alessandro. Bravo, hai perfettamente capito. No, ho capito male. Sono lunghi però dai, tagliamo un pezzettino. No, li taglio, raga. Li spuntiamo. La purificazione passa attraverso il taglio dei capelli. Ma per fortuna di Alessandro, anche lui potrà fare una scelta. Tagliare i tuoi capelli, Alessio. Davanti a questo altare basta un solo sacrificio. Solo uno dei due dovrà sacrificare i propri capelli e offrirli a noi per la purificazione. Scegliete voi chi agisce e chi subisce. Immolare i propri capelli sull'altare del Signore come primo passo verso l'espiazione completa del proprio peccato originale. Un gesto indolore, il sacrificio di una piccola parte di sé e la rinuncia momentanea a un tratto della propria personalità. L'occasione per avere il tempo di riflettere sui propri errori mentre i capelli ricrescono nei mesi a venire. E l'opportunità unica di porre fine con un solo gesto a questa Via Crucis, ristabilendo la pace. Una richiesta così semplice. Eppure... Vabbè, i tuoi sono già corti. Sì, no, mi viene un dubbio però. Radamento totalmente a zero no, per un semplice motivo, perché dobbiamo fare delle robe per un video che c'avevo in ballo, delle coperture che mi mancano, e quindi non posso rasarmi. Io rasarmi anche meno, no, cioè, assolutamente. Nel senso, ma rasarsi a 0-0 completamente? 0-0. Ragazzi, sono 2 anni che non mi taglio i capelli, perché ho detto che me li sarei tagliati quando ci sarà la pace in Ucraina. La pace non c'è ancora stata, non posso tagliarmeli. Cioè, in realtà avevo detto quando finiva il Covid. Esatto. Sì, però nel frattempo è subentrata un'altra emergenza mondiale. Eppure tutto si complica quando viene chiesto loro di sacrificarsi per l'altro. La coppia si spezza davanti a un salto di fede e di solidarietà. La loro unica colpa emerge dal fondo delle loro anime. Piuttosto che sacrificarsi per l'altro, decidono di rischiare entrambi un destino peggiore. Prevedibile. Sapevamo che sarebbero arrivati ad uno stallo. Per questo abbiamo preparato qualcosa di memorabile. Li abbiamo messi di fronte alle conseguenze delle loro scelte sbagliate. Ma... dovendo scegliere tagliamo i tuoi. No, ma no, ma scegliamo i tuoi, che cazzo vuoi? Te li spunto! Ma poi, ma no, ma non voglio... Dai, vedi? Vedi, ad alzarti? Mi fa più male il ginocchio che... Non devi alzarti. No, non se... possiamo rifiutarci? Il rifiuto porta delle conseguenze per entrambi. Conseguenze che sono state scelte con cura dai vostri peggiori nemici. E peggiori di voi chi sarebbero? Cioè? Allora... Lo sapevo io, ma lo sapevo. Luca, Alberto, Arianna e Valerio, chi meglio di loro, i più stretti e fidati collaboratori della The Show SRL, per organizzare una vendetta spietata contro i capi e fondatori del gruppo? Chi meglio di chi trascorre più ore della propria esistenza in compagnia di Alessio e Alessandro che con le proprie famiglie per svelarne i segreti più peccaminosi e tracciare la mappa dei punti deboli dei nostri obiettivi? Semplice. Nessuno. Sono stati nostri Giuda fin dall'inizio di questa vendetta, animati dalla pietà per quanto ci è stato fatto subire e da un mal riposto senso di rivalsa operaia. Il punto è, sì, così, quindi o uno dei due soffre, tu meno, sì, di me. O ma perché meno? Ma cosa c'entra? I capelli per te non sono il tuo punto forte, sei muscoloso. Ma non lo sono più, quindi che c'entra? Oppure soffriamo entrambi di più, probabilmente. Vabbè, o io ci sto, non è che voglio obbligarti. No, io non rinuncio ai miei capelli. Va bene, allora queste sono le conseguenze. Ok, va, vibra. Chi è? Master. Ah! Pezzo di merda, Edoardo. Ciao, vermi schifosi! Ci volevi far tagliare i capelli per invidia, eh? Guardate qua, sapete cosa succederà adesso? Ve lo spiego io. Dai fuoco! Allora. Guardate di che cosa sono in compagnia. Dai, no, raga, una cosa. Alessandro! No, allora. Cosa ha visto Alessandro? Perché sta reagendo così? È il momento di spiegarlo. Chiunque lo conosca sa che possiede una sterminata collezione di Pikachu, ma solo chi lo conosce a fondo può riconoscere l'oggetto appena apparso alle spalle di Edoardo. Il più prezioso della sua collezione, un Nintendo 64 Pikachu Limited Edition, nuovo, mai aperto.
sigillato da 22 anni nella sua scatola. Probabilmente l'unico è rimasto in queste condizioni, il che rende il suo valore economico difficilmente stimabile. Al momento della stessa versione, su eBay si trova un unico pezzo, ma con la scatola non sigillata, in vendita a 2.499 euro. Stai zitto! Edo, tu mi hai lanciato un sasso addosso. Adesso la tua donna mi ha lanciato io. Dell'aceto nell'ano. Siamo pari. No, raga, ve lo giuro. Non siamo pari. Non siamo affatto pari, caro Alessandro. Ammettiamo anche che colpirti con un cactus possa aver pareggiato lo svenimento causatomi dal colpo di taser con cui mi hai bucato la testa. Non dimentico ciò che mi hai fatto dopo la Battle Royale. La mia schiena porta ancora i segni delle tue scelte. A breve, la tua psiche porterà quelli delle mie. Vi spiego cosa succede. No, ma non esiste adesso. Più! Nel momento in cui deciderai per qualche motivo di non accettare questa generosa offerta che vi stiamo facendo, insomma, no? Di rasarvi i capelli, quella l'hai riconosciuta? Sì, che cos'è? Quella è una console Nintendo 64 in edizione limitata Pikachu, nuova, mai aperta. Ed è qui che ti sbagli. Quella non è solo una console, quello è il tuo punto debole. Chiunque lavori in The Show si è sentito raccontare almeno una volta la storia di quella console da Alessandro. Ci ha tenuto anche a raccontarlo in un video. L'ho visto la prima volta su un catalogo di un noto negozio di giochi quando avevo circa 12 anni e me ne sono innamorato. Me lo sono ricomprato a 18 anni dopo aver risparmiato un anno intero. Con i risparmi ho comprato finalmente l'edizione limitata del Nintendo 64 di Pikachu che il me 12enne voleva. La ridicola storia di come, non avendolo potuto avere quando aveva 12 anni, 6 anni dopo abbia speso tutti i soldi guadagnati con il suo primo lavoro per comprare. Di come ne abbia cercato una nuova sigillata pagandola uno sproposito solo affinché il suo lavoro da neo adulto potesse soddisfare il suo sogno da bambino. E la cosa bella è che è nuovo, mai aperto, ma non l'ho comprato per giocarci. Se desiderate qualcosa, fate in modo di ottenerla con tutti i mezzi leciti che avete a disposizione. Non si è limitato a trasformare un giocattolo in un simbolo di rivalsa. La cosa drammatica è che ci crede davvero. Quello è l'oggetto più importante della sua vita. Questo non è solo un Nintendo 64 di Pikachu, questo è un sogno. Ti sbagli di nuovo, Alessandro. È un incubo. Non toccarla, figlio di c'è intorno. L'avete messa sul pallet? L'abbiamo messa sul pallet e questo è niente. Perché l'ho se comprata tu, a 18 per anni caso, con i primi soldi che ho guadagnato. Quello è un simbolo di rivincita. Pensi che me ne possa fregare qualcosa? Ma raga, non potete bruciarla. No, e finirà qua dentro. Poi non è finita. No, perché raga, ce n'è anche per il buon Alessio. Questa. Questa qua è una lettera. Al suo interno ci sono fotografie e informazioni tue che probabilmente preferiresti vedere finire dentro le fiamme degli inferi. E invece nel momento in cui deciderai di non accettare questa appunto generosa offerta che ti abbiamo fatto, verranno divulgate. Sono informazioni che ci sono state date, noi li chiamiamo i traditori, no? Detto ciò, dovrebbe bruciare quel c***o che vuoi, cioè nel senso poi... No, nel senso, non ho segreti. Sminuire i tuoi segreti? Molto furbo da parte tua, Alessio. Peccato che noi conosciamo il motivo per cui lo stai facendo. Anche solo farti filmare mentre ammetti che questo segreto esiste potrebbe causarti non pochi problemi. Tu sai che in quella busta c'è la verità. Ciò che non sai è che ci sono anche le prove di quello che sei riuscito a nascondere finora. Ma il gioco qual è? Il mio Pikachu contro i segreti di Alessio? Potrebbero essere anche entrambe, dipende da voi. Pensate bene alla scelta che andrete a fare. Avete 60 secondi di tempo da adesso. Ma io sono tranquillo, cioè non mi viene in mente un segreto che ho detto a loro. Continua a recitare, Alessio, tanto il tuo segreto viene in mente a noi. Allora no, io il Pikachu non posso. No, ma infatti io, secondo me, infatti tu dovresti tagliarti. Cioè poi, non me li posso tagliare. Ma comunque siete dei figli di... Stanotte la mia ragazza ha tirato fuori la scala. Gli ho detto, cosa serve la scala? Ha detto, no, vieni a donna di pulizia, devi provare in alto. Yeah.
appunto, non fare prendere la console di Pikachu, probabilmente è quello che volete tranne la console di Pikachu. Hai dato un grande assist in realtà. Sì, ma lo sanno tutti. Alessio, pensa bene a quello che hai confessato ai tuoi traditori. Cosa parlate voi in pausa pranzo? Perché... No, ma ti giuro che non mi viene in mente nulla. Ma questo segreto lo sanno tutti e quattro o solo uno di loro? Hai confidato qualcosa di molto grave. Che c***o hai fatto? Però non c'era una roba, non posso dirti chi, però... Cioè che se non può dirla. Perché coinvolge anche la persona che lo sa? Coinvolge più persone, cioè è un segreto che mi mette anche... Player, dite a Valerio che anche noi abbiamo dei segreti su di lui. Ne terremo conto per i prossimi episodi, ma qui si parla di voi e delle vostre scelte. Ipotizziamo che sia quella cosa lì, creerà delle conseguenze. Bruciare una console non può creare nessuna conseguenza, se non un malessere. Bruciare una console crea un malessere psicologico. Ma no, ci sono i psicoterapeuti. State rovinando un format. Cioè, EM Plus non è distruggiamo i giochi ad Alessandro. Cosa ne frega la gente se mi distruggono Pikachu? Frustatemi, lo ricordo, capito? È un simbolo. Ma ricordo rimane dentro di te, non... Vabbè, lo so, però un ricordo, ho pagato 600 euro ai tempi. Comunque, cioè, capito? Tutti i soldi che avevo. Ma tu hai detto di sì. No, perché non penso che sia quello, però se c'è la possibilità che sia quello lì. Oh, la possibilità che sia proprio quel segreto? Mica non avevi nessun segreto? Forse avevamo sentito male. A parte che devo mettere nei casini anche te, cioè... Non so come spiegare. Cioè, ma potrebbe andare lavorativamente, online? Potrebbe andare online? No. Ma se lo sapessero le persone che lo sentono qui oggi? No, è proprio... Cioè, neanche le persone qui? No. Ah, ok. Può bastare. Ci avete fatto perdere abbastanza tempo con le vostre chiacchiere inutili. Arriviamo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cioè, non posso... Quella roba lì... Poi quando sarà la di Roma? Cioè, te o chi... Ma qua c'è un'altra chiamata che sta arrivando. Bastardo. Guarda, li ho tagliati. Guarda, vedi? Guarda. No, non hai tagliato un... Mi sembra che tu non abbia tagliato un bel niente. Edo, quindi... ti diamo dei soldi. Quanti soldi? Guarda il pezzo di c***o. Quanti ne vuoi? No, dimmi solo quanti soldi. 1000 euro subito per quanti... quel Pikachu. Sai cosa? Non basteranno tutti i soldi del mondo. Perché questa è una vendetta che ci portiamo dentro da così tanto tempo. No, non toccarlo. No. Sì, certo che non ce lo fa nato. Guarda. No, toglilo da lì. Si rovina col calore. Dai, porco Diaz. Edo, toglilo. Si rovina. Non lo hai aperto, c'è dentro la cosa. Dai, Edo, no. Dai, si rovina. No, porco di... No, raga, no, ma... No. Esatto. Dai, ti prego, togli. Senti, no, tu raga, non lo puoi sentire qua. C'è un odore di plastica bruciata. Sì, seriamente, ragazzi. Seriamente, no, qua non si scherza per un c***o. Tutto questo ha smesso di essere un gioco molto tempo fa. Non avremo pietà di voi. Ora, finalmente, ve ne siete resi conto. E questa? Raga, mi incazzo come una bestia. Sono c***i tuoi, ci dovevi pensare prima. Questa lettera qua adesso viene via con me. No, penseremo noi a divulgarla. Ma avete portato il Pikachu davvero? Ma raga, ma non si trova. Avete preso la vostra scelta, ragazzi. Era una scelta sbagliata. Se lo facevate a me, io andavo a casa piangendo, ve lo dico. Dai, non è vero. Ma io non ci voglio credere, perché non ha senso. Io me ne vado, ve lo giuro, raga. Niente. Ormai quello che rimane della tua console Pikachu da più di 2000 euro è... È qua. Ma dov'è Valerio? Allora, ragazzi, continuate pure il gioco, siete solo a metà. Questa se ne viene con me. Adesso, ragazzi, divertitevi e guardate lo schermo. Buon divertimento. Ma avete veramente bruciato la console di Pikachu che ha preso 18 anni? Ma io penso che sia finita. Edizione limitata che non troverà mai più nella sua vita? No, spero di no. La nostra vendetta è licenziarmi, cioè non è fare un altro video, cioè... Raga, una cosa la tengo. Mi da piangere a me, ragazzi. No, non so cosa fare, io spero sia finto. Dai, ma non è vero. Ma è vero? No, raga. Ma veramente li avete bruciato? Come sondaggio. Ho capito, ma non esistono più. Hanno detto niente limiti. Abbiamo visto che c'erano su eBay, c'erano. Sì, ma non è il mio quello che ho comprato io. Vabbè, intanto lascio Greta io. Ho fatto una roba del genere. Prima conseguenza di vita reale. Vabbè, che cosa devo fare adesso? Piangere. Ti giuro, non riesco a credere che era quello, perché se fosse davvero quello no, dovrei andarmene. Ma se li compra. Alessandra è distrutto. Alessio è in pugno. Traditi dai loro stessi sodali,
Ma forse quello che brucia di più è il tradimento reciproco. Aver scelto di non sacrificarsi l'uno per l'altro ha avuto come sola conseguenza la perdita del banco. Adesso comandiamo noi, fisicamente e psicologicamente. Non c'è più una sola traccia di Master in loro. Non c'è più una sola traccia di Player in noi. Forse è per questo che non si alzano dall'inginocchiatoio. Sanno che quello che li attende fuori dalla chiesa può essere solo peggiore. Se piangi magari te lo ricompiamo, te lo dobbiamo trovare. Ma non mi viene da piangere, mi viene da prendermi a pugni. Cioè nel senso... Bisognava tenersi i capelli, credo. Sì, però, ma non potevo tagliarmi i capelli. Non credevamo che indovinarvi sarebbe stato così semplice. Avete dominato un c***o, avete dominato, avete bruciato una console che per voi non valeva niente, per me valeva tanto. Queste sono le conseguenze delle vostre scelte. Avreste dovuto tagliare i capelli e la console di Alessandro sarebbe stata salva. Così come i segreti di Alessio che ancora girano e girano in questo regno di terrore. Ha bruciato la console, c***o, vedi. Poi capirai, quando il giorno che verrà che ti dirò il segreto lo capirai. Alessio, non è ancora finita. La busta sarà il ricatto necessario per muovere le tue prossime scelte. Ma io, cioè, vabbè, non mi invito ad andarmene a casa in questo momento, comunque. No, ma raga, ma non ce la faccio. Triste come finale, vero? E infatti non è così che finisce. Perché se è vero che la vendetta è un piatto che va servito freddo, è anche vero che va gustata lentamente per onorarla al meglio. Quella che avete visto è solo la prima metà della vendetta. Dall'atto 1 fino al punto di non ritorno. Il peggio per Alessio Alessandro sta per arrivare. Ogni scelta porta ad una conseguenza. Voi avete scelto di morire. Qual è la conseguenza? Le loro scelte e le loro azioni li hanno portati qui. E proprio questo stallo nato da una scelta sbagliata, l'ennesima di Alessio Alessandro, ci ha dato la spinta necessaria per non fermarci e non stoppare il gioco. Ma raga, no, ma io non vi giuro. Ditemi se che... Dai, non può essere vero. Ma siete i pezzi di m***a. Ma cosa? Oh, non si trova più. Dobbiamo cercare qua? Adesso ci andiamo noi tutti. Ok, vai. Sì, no, cerchiamo la stessa su te. E? Cerchiamo la console su eBay. No, dai, ma non potete avermi rovinato. Ma c'era... Sì, ma... L'altro giorno ti aveva detto niente limiti, Ale. Tu hai detto no, niente limiti. Sì, ma ho detto senza fare danni permanenti a persone e cose. Capì appunto, infatti, cioè... Sì, detto, se mi tagli una gamba è un problema. Siamo andati fino in fondo. Inesorabili verso l'abisso che abbiamo preparato per loro. Una preparazione lunga un anno che ha richiesto uno sforzo produttivo senza precedenti, con un team di oltre 30 professionisti coinvolti, tra creativi, scenografi, attrezzisti, sarti, production designer, videomaker. Una potente macchina della vendetta che ci ha permesso di costruire attorno alle nostre vittime una realtà parallela. Il risultato? Più di 30 ore di girato. Tutto questo grazie alla fiducia che ognuno di voi abbonati ha riposto in questo progetto. Alla fiducia e al denaro, perché siete stati voi a finanziare questa vendetta. E dunque, da parte nostra, c'era solo una cosa da fare. Consegnare alla storia la migliore vendetta dei player possibile. Il meglio per voi e il peggio per Alessio Alessandro devono ancora arrivare. IIN Plus 3, la vendetta dei player volume 2, è online. Adesso senza censure e in versione integrale su The Show Plus. Abbonati adesso per scoprire come è andata a finire e recuperare l'intera saga di IIN Plus senza censura. Come abbiamo potuto rendere il volume 2 un'esperienza ancora più terribile per loro? Saremmo davvero dei furiosi satici bastardi se dopo tutto questo viaggio assieme non ve ne dessimo un assaggio, vero? Basta! No. Sono davvero terrorizzato. Porco che schifo, ragazzi. Sì, avete visto bene. Abbiamo esagerato. Alessandro, come avrà reagito alla perdita della sua amata console? E quale segreto di Alessio si nasconde nella busta? Tutto, ma proprio tutto, sta per essere rivelato. Come è stato rivelato ai fortunati abbonati che hanno partecipato all'anteprima esclusiva dell'ultimo Watch Party. Clamoroso. Fenomenale. Inaspettato. Soprattutto quello che è successo alla fine ad Alessio, quello...
quello clamoroso. Non rifarei assolutamente niente, semmai forse, ma neanche, non mi fiderei mai. No, io lo farei a qualcun altro. Per me a questo punto è team up. Team originali, ovviamente. Prima del video di oggi probabilmente avrei detto team originali. Team up, sono più cattivi. Team opo, forse. Dopo questa vendetta. Opo. No, secondo me i player sono stati veramente un po' cattivi. Sono stata finora team originali, ma... rimarrò. Ah, ok. Rimarrò assolutamente team originali, ragazzi, non ci sono dubbi. IEM Plus 3, volume 2. E adesso, voi, da che parte state? Dai, riprenditi, era solo un giocattolo. No, non so, io anche a me ci stoppo? Però alla fine... Vai a cagare. Tanto non tenevi lì sul frigo? No. Intanto poi c'è la chiusa nuova, cosa te ne fai? Stoppo? Ah, stoppo? In esclusiva per gli abbonati di Show Plus.